Laboratorio di design. L'architetto Rietveld nasce il 25 giugno 1888 ad Utrecht, nei Paesi Bassi. È un esponente del movimento neoplastico d'estile e svolge la sua prima esperienza lavorativa presso la falegnameria del padre. Questa esperienza si rivelò particolarmente formativa in quanto gli consentì di venire a contatto con il mondo dei materiali da costruzione. Prosegue la propria formazione seguendo corsi di disegno architettonico al Museo delle Arti Applicate di Utrecht, per poi dedicarsi a tempo pieno alla progettazione e fabbricazione di mobili, aprendo una propria bottega nel 1918. Tra il 1917 e il 1918 realizza un prototipo della famosa Redemble, la sedia rosso e blu. Questa sedia è un oggetto emblematico del movimento moderno ed è considerata un manifesto di quel periodo storico. Fin dal 1917 Rietveld aveva cominciato a lavorare sulla semplificazione della forma, sull'identificazione di componenti di base. Guarda una classica poltrona da conversazione e va a liberarla di tutto il superfluo, toglie le tappezzerie, le passamanerie, gli elementi decorativi, gli imbottiti, ne rimane una struttura pura, fatta di due piani inclinati che si avvicinano senza mai toccarsi, uno schienale, una seduta, una struttura. Quando nel 1919 Rietveld aderisce al movimento d'estile, la sedia viene finalmente portata a compimento. Lo schienale si tingerà di rosso, la seduta di blu, la struttura di nero e il giallo per andare a completare gli steli di legno, non come vezzo decorativo, ma per dire che la forma non è chiusa, non è limitata e va ad identificare le direttrici dello spazio, le ascisse e le ordinate del piano cartesiano. Oltre a questo c'era il pensiero legato alla semplicità della costruzione. Rietveld sperava che prima o poi molti dei suoi mobili sarebbero stati prodotti in serie piuttosto che fatti a mano. Per questo motivo i listelli e i pezzi di legno che compongono la sedia Rietveld sono di dimensioni standard in pronta consegna. Infatti nel 1973 la celeberrima poltrona venne messa in produzione da Cassina. La sedia rosso-blu è stata presente tra le opere nella mostra Universo Rietveld del 2011 al Museo Maxse di Roma. Nel 1934 disegna la sedia zigzag, che sostituisce alla normale sequenza dei componenti gambe, seduta, schienale, un foglio continuo di legno a forma di Z. Successivamente progetta casa Schroeder, costruita ad Utrecht nel 1924, che dal 2000 è annoverata tra i beni tutelati dall'UNESCO. Nel 1963 progetta la sedia Stellman per l'arredo di una gioielleria. La sua struttura è formata da 7 parallelepipedi modulari e dalla seduta. 3 gambe e un poggiolo per la sedia più simmetrica del mondo, un'opera scultorea. La sedia Stellman prende il nome dal gioielliere Stellman che le commissionò all'architetto per ridisegnare il suo negozio all'Aia. Rietveld ha progettato due sedie in pelle dove i clienti potevano sedersi quando sceglievano i loro gioielli. Le sedie erano l'immagine speculare l'una dell'altra e formavano un'unità con il bancone. I due sedili a specchio, disposti davanti ad una vetrina con gioielli, catturarono immediatamente l'immaginazione. Da queste sedie i clienti potevano selezionare i loro gioielli e fedi nuziali. In questo contesto le sedie hanno anche acquisito un significato simbolico, due forme opposte e separate che insieme formano un'unità. Una sedia asimmetrica che produce un'immagine sorprendente da ogni angolazione. Dopo la morte di Rietveld, nel 1964, il suo assistente produsse una versione in legno che ora è diventata più famosa dell'originale in pelle. Ora tocca a te. Dovrai realizzare il modello della Stellman Chair in cartoncino. Per fare questo ti occorrerà una matita, le squadrette, le forbici, la colla, i fogli dell'album e i colori. Dovrai riportare con la matita sul cartoncino gli schemi grafici dei componenti, dovrai ritagliare tutte le parti, decorarle a piacere, poi piegare il cartoncino lungo tutte le linee di piegatura e per fare le pieghe perfette potrai utilizzare la punta ad ago del compasso. Dovrai ora assemblare tutti i componenti utilizzando la colla stick. In questo schema puoi notare tutte le componenti nominate con lettere dell'alfabeto e anche come dovrà avvenire l'assemblaggio.
Alla fine dovrai realizzare una presentazione del tuo modello, ambientandolo o in un cartellone oppure in un piedistallo, come preferisci. Magari queste immagini possono darti dei suggerimenti. Dovrai disegnare la stellancera anche con il metodo delle proiezioni ortogonali, con il disegno a mano, quindi utilizzando i fogli del tuo album, la matita, le squadrette, il compasso, tutto quello che ti servirà per fare questo disegno. Utilizzerai il computer per realizzare questo disegno in proiezione ortogonale utilizzando la piattaforma di SketchUp. Ti occorrerà avere l'account e potrai semplicemente realizzare questo disegno in 2D. Dovrai a mano sempre disegnare in assonometria isometrica la sedia utilizzando come al solito matite, squadrette e foglio dell'album. Infine, accedendo alla piattaforma Tinkercad, dove avrai comunque un tuo account, dovrai disegnare la sedia Stelfan in 3D e dovrai fissare sullo schermo le almeno quattro viste del tuo lavoro. Buon lavoro!